E buon pomeriggio e benvenuti qui con Soccer Generation. A farmi compagnia come sempre c'è David Feula. Ciao a tutti. Oggi ci sono anche Lorenzo Albisi. Ciao a tutti. E Alarico Scarcia. Ciao. Allora, oggi direi di partire con l'analizzare nel dettaglio la partita che abbiamo visto questa notte alle 2, ovvero Roma-Tottenham, partita di International Champions Cup, che ha visto la Roma uscire vincitrice. Allora, io darei un'opinione generale, prima vi do la mia e poi, insomma, tutti facciamo un giro di opinioni. Allora, secondo me nel complesso è stata un'ottima prova della formazione giallorossa. Diciamo che nel primo tempo la Roma ha giocato un buon calcio e ho visto una Roma molto più compatta rispetto alla formazione che avevo visto contro il Paris Saint-Germain. Diciamo che secondo me le cose che sono cambiate molto rispetto al Paris Saint-Germain sono Gerson, che ha giocato con un piglio giusto, ha giocato bene, non ha sbagliato alcun passaggio e abbiamo visto un'ottima prestazione anche di De Vrij, che secondo me si è presentato molto bene, e anche Kolarov, che ha giocato un ottimo calcio. Io, secondo me Kolarov è il migliore uomo del primo tempo in campo della Roma. Io gli do un 7 piano per questo primo tempo. Poi nel secondo tempo diciamo che la Roma è un po' calata anche secondo me per la stanchezza del centrocampo, che comunque essendo ancora in fase di preparazione, un esempio lampante è quando Under ha dato una palla dentro per Strootman. Su quella palla Strootman tra un mese ci arriva facilmente, perché tra un mese sarà molto più rapido e svelto ad arrivare su quei palloni. Diciamo che la nota negativa forse di questa partita, e anche mister Di Francesco ne era molto deluso di questa cosa, è la gestione, perché la Roma sono anni ormai che non riesce a gestire le partite. Diciamo che con la Roma ti puoi aspettare di tutto, anche quando sei sopra di 3 gol, purtroppo quando subiamo gol la psicologia ce ne fa subire altri. E è successo ieri con il Tottenham quando abbiamo preso 2 gol in 3-4 minuti, una cosa che non si può vedere, insomma. E diciamo che nel primo tempo poi abbiamo fatto parecchi cambi. Comunque io ho visto nel complesso tutti giocare abbastanza bene, solo qualche nota negativa, ma nemmeno troppo negativa. Beh, diciamo che finalmente si è vista una buona Roma, non buonissima, ma buona. Nel primo tempo sicuramente ci siamo espressi al meglio, i primi 30 minuti sono stati esemplari. Nel secondo tempo invece è calato un pochino il ritmo, dovuto anche al fatto che ci sono stati molti cambi. Sicuramente questa squadra andrà ritoccata in difesa, in fase difensiva, perché non si può andare avanti con Castan, con Jesus e Moreno. Che poi ieri Jesus ha giocato pure abbastanza bene. Centrocampo di assoluto livello, mi sono piaciuti tutti, chi più e chi meno. L'attacco sicuramente ci sono buone speranze, sicuramente Under, un grande giocatore diventerà. Sì, abbiamo visto un attacco comunque, cioè se a me ieri mi dicevano guarda questo è il tuo attacco per il resto della stagione, io avrei detto ma cioè, abbiamo buoni giocatori, sapendo che potrebbe arrivare una stella come Riyad Mahrez, all'arrivo adesso si Ah, gioca pure secondo la Roma. me un ottimo primo tempo, mi è piaciuto soprattutto la compattezza tra difesa e centrocampo, che secondo me è stato il problema contro il Paris Saint-Germain, erano troppo distaccati e quindi avevano molte occasioni. Poi la differenza l'ha fatta anche Kolarov, perché contro il Paris Saint-Germain, secondo me, se avessimo avuto lui, la partita sarebbe stata totalmente diversa, perché abbiamo dovuto usare Moreno come terzino. Poi nel secondo tempo è normale, i ritmi sono calati, il centrocampo della Roma ha faticato di più e purtroppo questa cosa di 2 gol in 5 minuti si ripete ogni anno, ricordo con Leverkusen in Beh, Champions. diciamo però che la difesa non era quella Sì, titolare. ma Quello sì. Beh, secondo me invece qui, perché io non so se la Roma acquisterà un altro difensore lo centrale, spero. bisognerà vedere se secondo me Kolarov potrebbe farlo tranquillamente il difensore centrale. Sì, ma se tu vai a mettere Kolarov difensore centrale, con chi giochi? A sinistra. È Beh, bisogna vedere, cioè, nel senso, la ovvio. Roma ha già fatto intendere che vuole puntare su Barrega. Se prendesse Barrega, Kolarov potrebbe tranquillamente essere usato sia come difensore centrale che come terzino. Magari in E Champions come secondo terzino. me, come difensore centrale, l'ho visto giocare al Manchester City, è veramente forte, cioè, secondo me è forte come lo è da terzino. E vicino a uno come Manolas, che è veloce, secondo me farebbero una grandissima coppia. Cioè, io vi dico, ora come ora, secondo me la coppia titolare con i giocatori che abbiamo adesso sarebbe Manolas e Kolarov. Sì, anche perché Fazio con la difesa 4 si nota comunque il dislivello rispetto a quella 3. Quindi, secondo me, se continua a giocare così, il posto Kolarov Vabbè, potrebbe Fazio può toglierlo. giocare solo vicino a Manolas. Beh, Sì. io aspetterei prima di dare opinioni su questi Vabbè, giocatori certo, nuovi. comunque siamo ancora a luglio. Vorrei vedere Héctor Moreno, come si adatterà. Sì, però Héctor Moreno, diciamo che io i giocatori non è che li valuto totalmente, però secondo me le prime partite sono un po' indicative, no?
Questo Héctor Moreno a me sembra uno di quei giocatori che sì, sono bravi, però sono più delle riserve che dei titolari irremovibili. Non mi sembra proprio un difensore di quelli da Roma titolare, insomma. Io aspetterei anche l'anno scorso su Federico Fazio, molti dicevano che fosse quasi un giocatore sconosciuto, poi si è No, rivelato vabbè, sì. Ma fondamentale. infatti speriamo che questo Héctor Moreno, magari anche per un problema di condizione, comunque sappiamo che Sì, adesso sì. magari non ha tanti allenamenti sulle gambe, non si è ambientato ancora. Comunque è un giocatore esperto, capitano del Messico, poi anche il vizio del gol, quindi è una cosa. Sicuramente può dare una mano in Champions. Sì. Ora, io qui mi sono segnato, diciamo, degli appunti con delle note positive e delle note negative. Quindi abbiamo parlato di Héctor Moreno, che comunque secondo me è in crescita rispetto alla partita con il PSG. L'ho visto già un po' più deciso, un po' più attento. Beh, sì, sicuramente distratto su qualche occasione, però non come nella partita con il Anche PSG. perché questa volta l'hanno messo nel suo ruolo e secondo me l'ha fatto abbastanza bene. Ecco, secondo me l'unico errore che Héctor Moreno ha fatto è sul secondo gol del Tottenham, che lì la difesa era troppo in linea e non c'era una diagonale come ci dovrebbe Beh, essere. diciamo lì l'errore è principalmente di Manolas che non è andato ad attaccare. Sì, però diciamo che secondo me i difensori centrali quando sbaglia uno è anche un po' colpa dell'altro Sì, perché sì. devono lavorare Poi, insieme. secondo me, Moreno è stato anche un po', diciamo, sfortunato nel momento della partita in cui è entrato, Sì, nel momento in cui il Tottenham stava giocava attaccando meglio. solo il Tottenham. Quindi, diciamo che aveva Sì. molta pressione addosso già dai primi minuti. Ma io direi di porre la nostra attenzione, a parte su Kolarov che ne abbiamo parlato ed era una delle mie note positive maggiori, insomma, su questo Tumminello che diciamo ci ha stupito tutti perché ok che fai 30 gol in primavera, ma che inizia a giocare bene in prima squadra. Ma si vede, è un giocatore che ha carattere, cerca sempre di recuperare il pallone. Il gol se l'è meritato assolutamente. Forse c'era anche un fallo, forse. Sì. Io lo manderei un anno in prestito in Serie B Io per farei un calmare le ossa. pacchetto unico, Tumminello e Sadic al Sì, io Crotone. anche stavo dicendo la stessa cosa. Comunque il Crotone ha perso Falcinelli, adesso ha solo Trotta e di E attaccanti, diciamo. Tumminello è Ma superiore a secondo me Trotta. però Tumminello ancora non è pronto per la Serie Ma secondo me A. sì, Per per me una invece per il squadretta Crotone, sì. Poi purtroppo. un altro, diciamo che una nota positiva che ho sottolineato è il cinismo, perché nella Roma negli scorsi anni abbiamo visto parecchie volte che perdevamo o pareggiavamo le partite perché non eravamo cinici davanti alla porta. Creavamo 10 occasioni, ne buttavamo dentro una, due. Invece in queste due partite comunque la Roma ha tirato pochissime volte e nonostante tutto ha segnato parecchi gol, comunque 4 gol in due partite. Beh, diciamo che gli avversari sono di altissimo livello in questo momento. Io vorrei sottolineare anche il fatto della reazione. Dopo il 2-2 c'è stata subito la reazione, subito il Sì, è gol, cosa che negli anni scorsi vero. non avveniva. Di solito Quindi è è una cosa, simbolo di carattere. è una nota assolutamente positiva questa. Poi un'altra mia nota positiva è Gerson, che penso siamo d'accordo tutti su come abbia giocato un buon calcio. Sì, ha fatto il suo compitino. Cioè, diciamo che Confronto alla scorsa stagione, se diciamo, ha Gerson migliorato. giocasse così tutte le partite come ha fatto ieri, secondo me potrebbe anche trovare spazio nella Roma, eh. Ma se Gerson non avesse il padre dietro, potrebbe anche andare un anno in prestito in una formazione tipo il Frosinone, Sì, oppure però non lo direttamente in so, cioè Serie io quest'anno me lo terrei perché Di Francesco ci sa lavorare con questi giovani e comunque potrebbe far comodo, lo provi in Coppa Italia, lo provi contro le Comunque un squadrette. giocatore è Certo. sempre meglio averlo che non Può averlo. ricoprire Infatti. Anche più ruoli, può Sì, fare sì. l'esterno. Poi un'altra mia nota positiva è uno su cui io ero molto curioso, ma sinceramente su questo giocatore non è che avevo molti dubbi su De Frel. Cioè io me lo aspettavo così. Non è che mi aspettavo che giocasse male, secondo me è proprio un giocatore che alla Roma serviva. Uno che riparte velocemente, non sta lì tanto a far possesso palla. Secondo me questo De Frel è stato un ottimo acquisto. Beh, diciamo De Frel ieri si è mosso alla El Shaarawy, possiamo dire. Per il momento io non, cioè, non posso dare un giudizio su questo giocatore. Un 6 però ieri se l'ha meritato tutto. Sì. Sì, comunque secondo me ieri mi ha sbalordito anche perché comunque i giocatori magari alla prima partita non cercano di strafare. Invece lui comunque ieri si prendeva tante responsabilità, prendeva, dribblava, tirava. Secondo me io voglio questo nella Roma, voglio giocatori con personalità e non che fanno il compitino, insomma. Alla Rico, non Sì, so De se. Frel, a me, la cosa che mi è piaciuta di De Frel, a parte la partita, intendo proprio come acquisto, è che secondo me è passato un po', diciamo, in In secondo secondo piano, piano. no? Perché deve essere il sostituto di Dzeko. E per me questi giocatori alla fine sono quelli che, avendo poche pressioni addosso, magari fanno bene. Perché è normale che se tu compri un giocatore che paghi tanto e di cui si parla tanto nel mercato, è normale che poi i tifosi aspettano tanto. E magari è la prima partita che sbaglia, viene subito criticato. Invece questa cosa dell'acquisto passa in secondo piano per me è ottima. Ma poi un giocatore che a me
non fa impazzire, però sa fare alla fine un po' tutto, perché è veloce, è anche abbastanza fisico, è bravo anche nei colpi di testa. Quindi per me è un ottimo sostituto di Dzeko e Chi lo nell'Udinese può sa, usare anche come potrebbe esterno. essere anche un investimento Cioè, per il futuro. sì. Sì, Io in realtà comunque l'ho visto anche molto bene anche. d'esterno, Sì, cioè sì. a suo agio. Non l'avrei mai detto che non fosse il suo ruolo. Poi direi di passare a altre note positive, quindi Alisson, che ieri mi ha dato più sicurezza rispetto alla scorsa partita. Sì, assolutamente, ha fatto anche una grande parata su Kane. Sicuramente è stato molto reattivo in quella circostanza, molto più sicuro di Sì, in contro il Paris confronto alla Saint-Germain. partita di qualche giorno fa con i francesi è migliorato, ha dato più sicurezza alla squadra e Beh, si è diciamo, rotto. sta salendo il ritmo, sta Sì. salendo. Sì. Poi diciamo che io nel primo tempo avevo messo tra le note positive anche la difesa, perché nel primo tempo la Roma in difesa aveva giocato Sì. benissimo. Nonostante io, quando ho visto la coppia centrale Fazio Jesus, ho detto ok, qui prendiamo parecchie imbucate. Comunque Jesus è veloce, però Fazio è lentissimo. Quindi qua se ci imbucano magari ci segnano. Invece non abbiamo sofferto per niente, quindi sono rimasto molto soddisfatto. Ma io contro la Juventus proverei la coppia Manolas-Jesus. Per Sì, infatti. me potrebbe essere una bella coppia. No, Sì, infatti, perché Jesus io lo vedo veramente maturo ora come ma giocatore. poi diciamo che Kolarov è un giocatore che torna molto spesso in In difesa, difesa. quindi può dare una mano a Sì, è Jesus. vero. Poi ho messo Perotti, che vabbè, non penso ci sia neanche bisogno di commentarlo. Abbiamo visto tutti che giocatore sia. Veramente ormai è diventato un giocatore chiave per la Roma. Giocatore fortissimo. E invece ora veniamo a qualche nota negativa, ovvero vabbè, la stanchezza del centrocampo che ne abbiamo parlato e i passaggi, perché io veramente ieri nel secondo tempo avrò contato almeno 12-13 passaggi sbagliati e questo non va bene. Non possiamo sbagliare così tanti passaggi vista la qualità che abbiamo. Cioè ho contato un Pellegrini che mi ha sbagliato 4 passaggi, quando Pellegrini non me ne deve sbagliare nemmeno uno. Ho contato Strootman che veramente ne ha sbagliati almeno anche lui 3-4 e anche Strootman non ne deve sbagliare uno. Questo è l'unica cosa che ieri mi ha un po' deluso. Beh, diciamo che questi giocatori hanno iniziato a sbagliare questi passaggi quando la Roma era già sul 2-0, Sì, non c'era lucidità una quindi certa. psicologicamente già erano convinti di aver vinto Di la portarla a partita. Poi casa. Poi si è visto come appena gli dai qualche occasione ti purgano 2-2, poi sono stati bravi a riprenderlo. Un'altra nota positiva è Under, che comunque all'inizio ero un po' scettico su questo Under quando l'ho visto giocare, perché mi sembrava un po' di rivedere i Turbe, molto volenteroso, correva di qua, correva di là, però non riusciva a prendere un pallone. Poi però comunque quando ha iniziato a portare palla con il sinistro e poi con quel gol mi ha un po' levato lo scetticismo che avevo. Cioè, Under dicevano fosse il nuovo Dybala. Io sinceramente non ci credevo. Poi ieri l'ho visto giocare e le No, movenze in alcuni però sensi ce l'ha. ieri ne stavano parlando anche quelli di Premium e io sono d'accordo con loro. Non è assolutamente come Dybala, perché se Dybala è un giocatore che più tenta più il tiro e tenta più non di entrare dentro al campo, lui parte proprio dal centro del campo. Under invece è uno che con il suo sinistro tenta proprio dall'esterno di entrare al centro del campo, di convergere. Ha un buon tiro, però non è proprio la sua dote principale, secondo Per me può crescere molto bene questo me. giocatore. Sì. Ieri con 10-15 minuti, prima ha fatto un filtrante splendido per Kevin Strootman, poi ha trovato anche un gol da rapace quello. Sì. E alla Rio, non so se tu Sì, a volevi qualcosa. me quando è arrivato, diciamo, io non so dire, non ci puntavo molto, è un giocatore che secondo me non poteva fare tanto bene, però ieri l'ho visto, mi è piaciuto, ovviamente non è che lo vado a paragonare a Dybala, però è giovane, può migliorare e secondo me comunque se quest'anno gli diamo qualche opportunità le saprà sicuramente Diciamo sfruttare, sì. che in una piazza come Roma un giocatore così giovane e promettente non deve essere pompato come è stato fatto con Gerson. Esatto. E poi alla fine si sa che Di Francesco con i giovani ci sa lavorare bene, quindi speriamo. Poi ieri mi ha completamente fatto capire che giocatore è anche Maxi Nainggolan. Comunque giocatore che è di sostanza, anche di rottura, però di grande qualità, ha fatto dei passaggi veramente ottimi, quindi secondo me potrà essere veramente un acquisto di quelli più importanti del mercato della Roma. Sì, è il degno sostituto di De Rossi, è un giocatore che deve rimanere davanti alla difesa e impostare l'azione. Sì, a questo punto direi di passare alle nostre pagelle. Quindi allora partiamo dalla formazione del primo tempo, che io me la ricordo a grandi linee. Allora, in 4-3-3. porta c'era Alisson,
cui io do un 6 e mezzo. 6 e mezzo anche per me. Pure per me 6 e mezzo. Giocato veramente bene, ieri Alisson. Poi in difesa c'erano Juan Jesus e Fazio, sulla destra c'era Bruno Peres e a sinistra c'era Kolarov. Io Partiamo da partirei. sinistra a destra, Ok, sono vai. Leonardo. Io a Kolarov do un 7, secondo me è il migliore del primo tempo. Cioè io do un 6 e mezzo a Kolarov, si è spinto molto in avanti, ha messo in mezzo anche i buoni cross, però non mi sento di dare un 7 alla prima partita. Io invece gli do 7 perché comunque era la prima partita, ha giocato il primo tempo, davvero è stato il migliore in campo. Poi passiamo a Juan Jesus. Io a Juan Jesus do un 6. Io do un 6 più a Juan Jesus, è stato sicuramente il difensore centrale migliore. Io 6. Poi abbiamo l'altro difensore centrale, ovvero Fazio, a cui io do diciamo un 6 meno. Io do 5 e mezzo a Federico Fazio. Ieri più che altro a Fazio, diciamo che non sono arrivati grossi pericoli, quindi non so bene come Io anche giudicarlo. do un 6 meno 5 e mezzo. Beh, cioè Comunque è stato insufficiente. diciamo che non è pienamente sufficiente la sua prestazione, anche a causa del fallo che poteva essere punito su Harry Sì. Sulla destra passiamo a Bruno Peres, io a Bruno Peres do un 6,5, nel complessivo della partita ha giocato Kane. bene. Io ieri pensavo di dare 7 a Bruno Peres. Poi ha fatto una Veronica, ha perso il Sì, ha pallone e ha perso quel pallone e ci ha rischiato. fatto È quasi prendere vero. gol. Diciamo, poteva essere un 7, poi negli ultimi minuti ha sbagliato magari qualche pallone di troppo, quindi gli do un 6 e mezzo. Prossimo giocatore è sicuramente prossimo giocatore. Allora, partiamo da sinistra a destra nel centrocampo. Allora, abbiamo i due centrocampisti centrali, i tre centrocampisti che erano De Rossi, Nainggolan Nainggolan e e Gerson. Gerson. Allora, partiamo da De Rossi. Io a De Rossi do un 6, ieri non ha fatto una particolare partita, però ha fatto sempre il suo sporco lavoro, insomma. Beh, De Rossi do un 6 anch'io, ha recuperato qualche pallone, qualche passaggio di prima, ha fatto il suo compitino. 6 anche per me. Poi passiamo a Nainggolan, a cui io do un 6, perché secondo me ha giocato bene, però sapendo i suoi standard, secondo me quello è il suo standard. Io do un 6 meno a Nainggolan perché da lui mi aspetto sempre qualcosa in più. Io anche 6, cioè ha giocato bene ovviamente, però da Nainggolan ti aspetti Sì. A qualcosa in più ovviamente. Gerson do un 6,5. Diciamo che non mi sento di dargli 7. Ha giocato bene, però ci deve ancora far vedere quello per cui l'abbiamo pagato. Io do un 6 più sicuramente, quella fascia Gerson Bruno Peres de Frel può far male alle difese, si è visto ieri. Io do un 6,5 perché non mi aspettavo sinceramente potesse giocare così bene, quindi lo voglio premiare. Poi passiamo all'attacco. Sulla sinistra abbiamo Perotti, al centro Dzeko e a destra De Frel. Allora, a Perotti io do un 6,5, spacca sempre le difese. Io do un 7 a Diego Perotti, ieri secondo me è stato uno dei due migliori in campo, non lo prendevano mai i difensori del Tottenham. Anch'io do 7, davvero imprendibile, poi sul rigore non ne sbaglia Beh, i uno. rigori ormai. Veramente la Roma non ha mai avuto un rigorista così preciso, non ne sbaglia uno. Poi abbiamo Dzeko al centro dell'attacco, qui io do un 6 più, ha giocato Io bene. do un 6, non si è visto particolarmente, però Ha fatto un lavoro molto quando sporco. c'è stata a difendere palla l'ha saputo Sì, fare. anche lo 6, comunque, diciamo, in fase offensiva ti ho visto poco, però il suo sporco lavoro l'ha Ha fatto. dato una grande mano a Cioè, salire alla comunque, squadra. non è molto facile, secondo me, lottare con Vertonghen e Diciamo anche Alderweireld. che ieri si schieravano con la difesa 5 i Sì, giocatori e del Tottenham. uno contro tre è un po' difficile. Poi passiamo all'ultimo giocatore del primo tempo, ovvero Grégoire Defrel, a cui io do un 6 più, diciamo che mi ha convinto abbastanza sulle sue doti ieri. Io do un 6. Io anche 6. Poi passiamo ai giocatori del secondo tempo. Il secondo tempo, anche se non sono entrati tutti insieme, comunque la rosa è cambiata tutta. Beh, Allora, diciamo che tutti hanno sì. preso un voto almeno. Allora, in porta è entrato Skrupski, a cui io do un 5,5. Io do un 5 più a Skrupski. Inizialmente l'ho visto, era molto concentrato. Poi sull'azione che ha portato al primo gol del Tottenham, lui e Castagne non so cosa hanno fatto. Io do un 5, 5,5 perché se è vero è partito bene. Sembra davvero che potesse fare quello che ha fatto Alisson nel primo tempo, poi ha fatto un disastro sul gol. Poi passiamo alla difesa dove i centrali sono entrati Manolas Manolas e e Castagne. Castan, no, Manolas e Héctor Moreno. Castan ha giocato sulla sinistra, ne sono sicuro. Perché sul gol del Tottenham ha sbagliato, cioè il cross è avvenuto mentre Castan lo Vabbè, marcava. valutiamo tutta la linea Vabbè, sì. difensiva. Partiamo da Castagne direttamente. Ok, allora io a Castan do. Diciamo io a Castan non lo valuto. Perché secondo me Castan
purtroppo forse non ha più possibilità con questa Roma. Io a Castagne do un 5 per non essere più severo. Sicuramente ormai non fa più parte della rosa della Roma, lo sa anche lui, non è concentrato e si vede, gioca proprio No, sbogliato. non è concentrato, no, è No, concentrato, sì. si vede. No, no, è concentrato. Guarda che ha fatto un paio di scivolate e quelle non le fai senza essere concentrato. Però non ci arriva proprio de suo, insomma. Poi Sì, anch'io do 5, per non dargli meno. abbiamo Héctor Moreno, a cui io ieri do un 6 perché secondo me il suo compitino l'ha fatto. Sì, diciamo che Héctor Moreno ha giocato abbastanza bene. Si perde giusto in un'occasione Harry Kane, però per il resto ha giocato Io concentratamente. anche do 6 perché in confronto alla partita col Paris Saint-Germain è migliorato, anche perché col Paris Saint-Germain giocava da terzino, mentre qui da centrale, però ha giocato abbastanza bene. Manolas io ieri do un 5 più perché allora secondo me il nostro difensore centrale più forte che sarà Manolas in questa stagione mi deve dare proprio una sicurezza assurda, mi deve fare tipo Benasia 2-3 anni fa, non mi deve mettere ansia quando c'ha la palla o quando deve fare un intervento, quindi io ieri per me è stato altamente insufficiente. Per me Manolas prende un 5 pieno, se non è stato il peggiore, insieme a Castagna lo è stato, sono stati loro Poi si due. stava sempre a lagnà per terra, cioè se un difensore centrale devono essere gli attaccanti che stanno per terra, no? Te, ogni 3x2 stava per Ma terra. io devo capire se Manolas gioca svogliato per il fatto del Infatti. rinnovo, perché se in questo caso se il giocatore deve essere venduto, è inutile tenere un Fa giocatore tipo come scontento. Candreva Alas, giocava svogliato apposta. Apposta. Se è per un problema fisico, allora ci sono altre motivazioni. Io anche do 5, comunque da gennaio o su per giù da lì che io lo vedo svogliato. Secondo me è il fatto proprio del rinnovo del Gioca al di contratto. sotto delle sue Sì, qualità. sì. Poi passiamo al terzino destro. Terzino destro non è stato È rimasto cambiato. Peres. È rimasto Peres Sì, è tutta la rimasto Perez, sì, partita. Ok. tutta la partita. A centrocampo allora è entrato Gonalon e è entrato Pellegrini e Pellegrini. E Strootman. Strootman. Allora, Gonalon io do un 6,5. Ha giocato bene secondo me. Ma per me Gonalon un bel 6. Per me 6,5, davvero un bel giocatore. Poi abbiamo Pellegrini a cui io ieri do un 5,5. Diciamo che non era una partita adatta a lui, troppo fisica. Io do anch'io un 5,5. Diciamo che non ha avuto grandi possibilità contro la difesa al centrocampo del Diciamo che Tottenham. il suo unico errore è stato però un bell'errore quando ha provato un colpo di tacco, se non sbaglio, a centrocampo. Loro sono ripartiti e hanno segnato il gol del 2-2, se Sì, non è sbaglio. vero, anch'io do 5,5. Mi aspettavo un po' di più perché col Paris Saint-Germain per me era stato uno dei migliori. Mi aspettavo di più, 5,5. Beh, secondo me è un giocatore che se lo metti dall'inizio può dare un maggior Sì, è contributo. vero. Più Poi questa palloni, non era la partita per lui. E questi sono giocatori che più palloni toccano e più migliorano. più migliorano. Poi passiamo al terzo centrocampista, ovvero Strootman. Strootman, a cui io ieri do. Diciamo che io non lo valuto perché Strootman non è ancora proprio al massimo della forma e lui per giocare bene deve dare il massimo della forma. Io invece do un 6,5 a Strootman, ha giocato abbastanza bene, ha messo in mezzo due palle e da quelle due palle Sono andati due sono gol. arrivati due gol. Sicuramente può fare di più, ma è una buona prova del Anch'io centrocampista olandese. penso come David, 11,5. Poi passiamo all'attacco, no? Abbiamo finito il Sì. centrocampo. Allora, in attacco avevamo Iturbe che io non lo valuto. Iturbe, Under E e Tominello. Tumminello. Cioè, Iturbe non ricordo una palla Non la... toccata. No, allora ha toccato due palloni, me li ricordo io. Il primo l'ha recuperato in area. Penso alla prima cosa bella che ha fatto in tutte e due Da le quando era da partite. Aro. Poi, dopo che ha recuperato questo pallone, si è girato, ha provato a dribblare e l'ha ripersa. Sì, ma Quindi secondo veramente me il problema di inutile. Iturbe, no? È che il fatto delle critiche, lui le poche occasioni che ha, per me dovrebbe cominciare a giocare facile, no? Invece lui magari, non so, Cerca di per... strafare, cioè Cerca cerca. di fare cose difficili così da risultare un buon giocatore e alla fine va a sbagliare. Iturbe dovrebbe prendere esempio da Bruno Peres e Emerson perché Emerson quando giocò col Porto provò a fare tutte le cose Sì, difficili, tutti i dribbling, infatti per infatti un po' non si fu vede più. criticato tantissimo. Stessa cosa Bruno Peres che quest'anno provava a fare i Sì, è dribbling, vero. cose stranissime, no? Invece Emerson a metà stagione iniziò a giocare facile con passaggi e poi ovviamente prendendo fiducia faceva Sì, sempre più certo. dribbling e infatti è diventato un titolare removibile. Bruno Peres ieri, se vedete, ha fatto tutte cose semplici. Poi è normale che un giocatore, quando inizia a giocare bene, facendo le cose semplici, cerca Prende fiducia. il Sì, certo. È dribbling. quello che E deve fare Iturbe, anche se secondo me. sbaglia, Ma non succede Iturbe in niente. questo momento deve giocare a due tocchi e cercare la profondità. Il Perché problema è che non c'hai piedi per giocare a due lui è un giocatore veloce. È un giocatore veloce come Salah. Quindi deve andare sempre in profondità. tocchi. A me mi ricorda Giorgio, vince il cazzo per.
cioè, paragone di come, cioè, gioca male, cioè, entra in campo però non gioca, sembra che non gioca, sembra Mamma molto mia. Poi Djordjevic a me, no? abbiamo Tumminello a cui io do un 8, il migliore del secondo tempo, senza dubbi. 8-8 più anche per me, che era un giocatore di grandissima prospettiva, lotta su tutti i palloni, il Ieri gol. però mi è dispiaciuto un po' non vedere Sadiq in campo, la Sì, è verità. vero, Al io posto di Dube aspettavo. avrei voluto vedere Sadiq. Io me l'aspettavo. Comunque anche per me 8 a Tumminello, forse anche di più. Un buon giocatore, grande giocatore, poi è giovane. E poi anche con il gol che ci ha ridato la vittoria. Tornando un attimo a Sadiq, per me lo sta tenendo per la Juventus. Speriamo che alla Juventus gliene faccia 2-3. Poi sulla sinistra c'era Under. No, in realtà c'era Under a A destra. destra. Allora, Under io do un 6,5 perché non facciamoci ingannare dal gol, non ha fatto una partita chissà cosa. Senza il gol gli avremmo dato un 6 6. meno, quindi. No, io senza il gol gli avrei dato 6 più, anche perché i movimenti ci sono, ha fatto anche verticalizzazioni carine. Gli do un 7 meno under. No, io un 6,5, forse magari anche un 6 più, perché il fatto del gol diciamo che migliora la Beh, prestazione. diciamo che però quel gol non è facile No, farlo. sì, No, però ovviamente però è stato un gol comunque di rapina, però. diciamo che lui si trovava lì, ha fatto un bel tiro, però io valuto anche un po' di più la partita rispetto al gol, Sì, perché comunque non è che comunque comunque uno l'ho va a visto un po' troppo valutare. strafare, ecco, avrei preferito magari facesse passaggi più Beh, io ho semplici. Beh, alzato un po' il voto anche perché non ha avuto tantissimo tempo. secondo me è un giocatore comunque molto brevilineo, no? Quindi dovrebbe giocare un po' alla Papu Gomez con tutti i scambi veloci e poi dovrebbe mettere dei bei cross e fare bei tiri. E quindi abbiamo finito con le nostre pagelle. Quindi, poi l'ultimo argomento di cui vorrei parlare riguardo a questa partita, poi passiamo a parlare di calciomercato finalmente estero. È un argomento che a me, insomma, ieri mi ha un po' scioccato perché questo arbitraggio di questa International Champions Cup sta facendo veramente ridere. Sì, le partite cambiano davvero grazie all'arbitri. Col Paris Saint-Germain c'erano due rigori per noi, clamorosi non dati. Stanotte ce n'era uno per il Tottenham, fallo di Fazio. Ma questi arbitri cambiano le partite, si vede proprio che sono Ma non arbitri di hanno un proprio campionato meno. polso. Ma la Cioè, cosa che non ho capito io, se tu vai a vedere con la VAR il rigore quello di Nainggolan, perché non vai a vedere con la VAR la ma stessa non lo i so. rigori Ma che c'era secondo su me, Kane? cioè, manco c'avrà. Cioè, evidentemente non ci stanno manco arbitri di No, no, porta. ce l'hanno, Cioè, infatti l'ha consultato ha il dato il quarto rigore a uomo. Nainggolan Gliel'ha dato. gol. Boh, non Ma si sa. Io non so darmi grosse spiegazioni. Cioè, posso capire che comunque non essendo arbitri di campionati molto importanti, qualche errore lo facciano. Ma che in due partite, e io ho visto per fortuna solo quelle della Roma, non so ora nelle altre partite quanti errori abbiamo fatto, che in due partite sbagli tre rigori, rigori. un'ammonizione per Kolarov inventata, Imbarazzante, proprio davvero? imbarazzante, c'è cioè Kolarov palla piena, anzi era l'avversario che gli ha dato un pestone Ma clamoroso, ammonizione per Kolarov. Pochettino che doveva essere cacciato, E poi poi viene non è rimasto stato là. Gli dice cacciato. Pochettino vattene via, gli fa proprio il gesto, Pochettino vattene via, lui si mette lì in panchina e l'arbitro va bene, rimane lì. Continuiamo a giocare, c'è cioè una Sì. cosa Secondo ridicola. me Questa non hanno competizione, personalità, non si fanno rispettare. sì, questa competizione secondo me dal fatto dell'arbitraggio viene sottovalutata perché quindi sono squadre molto prestigiose, Beh, Juve, Real, Barcellona. sottovalutata no, si prendono Però, gli vabbè, arbitri di quel paese, si prendono diciamo che però che io prenderei sarebbe un arbitri po' un po' più. Vabbè, difficile mandare un arbitro italiano in America. Questo però penso sia abbastanza almeno. difficile. Però ora, almeno che magari mandi anche l'arbitro di porta, quello sì. Perché comunque è una competizione, secondo me, la competizione più importante Possiamo dire che è dell'estate. una competizione quasi internazionale. Eh Beh, sì, comunque è una cioè specie, diciamo, di Champions League io estiva, le quest'anno squadre sono di alto veramente, livello. comunque ci sono partite molto importanti, c'è Beh, io Barcellona-Real. non vedo squadre di secondo livello in No, no, questa no, International. Sono tutte le migliori assolutamente. squadre d'Europa alla fine. Cioè veramente è una Champions League senza la Coppa in palio, quindi secondo me. E Ma poi vengono infatti. a creare delle tensioni che con un arbitraggio decente non si Beh, verrebbero a diciamo creare. che in questo torneo la tensione ci può anche stare, perché bene o male ti garantisce anche un premio questo Sì, torneo. però diciamo che la tensione ci sta, ma fino a un certo punto, ieri, fra un po', Strootman dava un cazzottone a Harry Kane solo perché si era creata una tensione per Sì, colpa ma dell'arbitro. infatti diciamo l'importanza tra virgolette di questo torneo secondo me si è visto anche nella partita col Paris Saint-Germain, perché al contrario di come dicono tanti, il Paris Saint-Germain sta davvero giocando come se fosse una partita Ma di tutti giocano come se campionato. fosse una partita di campionato Che e comunque come si è dimostrato ieri, tutti vogliono sì, perché vincere. comunque vincerla vuol dire davvero che hai battuto squadre di altissimo livello, non c'è una Ma squadra. anche a livello internazionale ti fai un nome. Sì. Sì.
E quindi direi di chiudere qui il cerchio di questa partita Roma-Tottenham, nel complesso una bella partita. Allora, ora direi di parlare di calcio estero. Io mi sono andato a guardare un paio di colpi. Diciamo che oggi non riassumeremo i colpi delle Big d'Europa, parleremo solo dei maggiori colpi di questa settimana Dei delle nuovi Big colpi. d'Europa. Allora, io direi di partire dal Manchester City, che è una delle squadre più attive sul mercato, che ha acquistato questo terzino sinistro Mendy dal Monaco per 57 milioni. Beh, diciamo acquisti sopravvalutati questi sono. Sicuramente Mendy non l'ho visto giocare molte volte. Veniva dal Monaco, vero? Sì, Sì. terzino sinistro, non Può aver sbaglio. fatto una buona stagione, ma 57 milioni per un giocatore quasi sconosciuto sono davvero troppi. Con Ma a 57 milioni va a sto prendere un punto altro giocatore. capivo più l'acquisto di Walker, che comunque è stato 2 anni miglior terzino in Premier League, piuttosto che questo. Ma secondo me il problema di queste squadre, del City, o comunque di tutte quelle squadre che spendono davvero tanto sul mercato, è che se avessero davvero una persona, uno che gli fa un mercato degno, cioè con i soldi che hanno potrebbero davvero vincere la Champions League da qua ai prossimi 5 anni. Invece vanno a strapagare i giocatori che magari fanno una stagione fatta bene e poi non si trovano. L'esempio è lo scorso anno, ad esempio, a me è rimasto impresso Nolito. Nolito l'hanno pagato comunque per l'età che aveva. Infatti 40 milioni se non si è sbaglio. trovato malissimo, si è trovato. Sì, poi io su Mendy diciamo che, cioè secondo me, quasi 60 milioni di euro per un giocatore che io fino all'altro giorno non sapevo nemmeno che avesse fatto una grande stagione. Ma infatti la grande stagione non l'ha fatta. Ma io infatti, Poi ha cioè fatto i una nomi del stagione mediocre. Monaco, no? Alla fine io non ho mai sentito Mendy, sì, Cioè per Mbappé, farvi quegli capire, il altri, suo valore di ok. mercato si aggira sui 14 milioni, il suo valore proprio del giocatore. E averlo pagato 60 a Sì, 23 anni, sì, però. Anche perché tutta questa grande stagione non sembra, perché c'ha una valutazione media di 6,80 su Vabbè, è una valutazione comunque 0 abbastanza gol alta, anche, però 50 milioni per un eh. Ah, giocatore così certo, può importante. Che dipendere da un poi, giocatore più sinceramente, la forte. cosa che io non capisco di più, no, è che il Manchester City appena 3 giorni prima aveva ufficializzato Danilo, colpo Beh, anche lui. diciamo che Danilo andrà a ricoprire la Sì, è fascia un destra. terzino destro, però comunque il Manchester City, per farvi capire un po', ha speso 144 milioni per tre terzini. Quindi io ora mi chiedo, no, ma sto Manchester City i problemi ce li aveva solo sui terzini No. e per il resto era una squadra da Champions League? Perché sinceramente una squadra che spende 115 milioni con cui ti potevi andare a prendere dei centrocampisti fenomenali per tre Beh, terzini. sicuramente sono una squadra che hanno tanti soldi, spendono male tanti soldi, sicuramente. Infatti così non riusciranno mai. Ovviamente l'obiettivo del City era quello di vincere la Champions League, perché comunque i campionati l'hanno vinti da quando sono arrivati i ciechi. Però se continuano così non saranno mai competitivi, anche perché tu vai spendere i soldi per i terzini, ma non è che, cioè, il City quest'anno ha giocato con Caballero in porta, perché bravo, bravo giocava. Beh, diciamo che hanno preso Ederson. Sì, ok, ma di quello ti intendo, il portiere l'hanno preso e hanno già pagato tanto comunque per il portiere, no? Alla fine il centrocampo non è che sia a buoni nomi, ma con i soldi che potrebbero spendere davvero potrebbero fare una squadra, non ti Cioè, dico all'altezza del poi il Real, però. City ha fatto un altro acquisto e questo già è più comunque modico. È un giovane brasiliano centrocampista, Douglas Luiz, 12 milioni dal Vasco da Gama. Beh, Sappiamo che. questo è un acquisto assolutamente di livello. È un acquisto paragonabile a Under della Sì, Roma. È un sappiamo che 8-8. il Vasco da Gama fa sempre buoni talenti. Ricordo uno su tutti, il difensore centrale, non ricordo ora come si chiamasse, tipo Duda, una roba del genere. Comunque che lo voleva. Dedè. Dedè lo voleva a mezza Europa, quindi comunque il Sì. Vasco da Gama ha sempre buoni nomi Questo alla nella sua fine, rosa. 12 milioni, poi per un giovane ormai i prezzi sono quelli. Sì. Cioè, i giovani li vai a pagare così. Anzi, è pure poco Sì, per un giovane e brasiliano, cioè alla non è fine magari che. con appunto dei centrocampisti che avresti potuto prendere con i soldi dei terzini, magari gli facevi fare esperienze a fianco a questi nomi, magari che ne sai, è un nuovo Fernandinho, così. Poi direi di passare a un'altra squadra che è molto attiva sul mercato, di cui non abbiamo parlato nella scorsa puntata del calcio estero, ovvero il West Ham. Il West Ham che a me è un po' sbalordito, cioè insomma, il West Ham ha preso Hart, Arnautovic, poi ha preso il Cesario Hernandez e Zabaleta. Sì, sicuramente il West Ham sta facendo il contrario del City, sta Spendendo spendendo poco, per ottimi giocatori. moderatamente per giocatori Però per buoni. i nomi che ha preso comunque non ha speso Cioè, tanto, eh. diciamo che non sono proprio fenomeni, però sono buoni No, giocatori. diciamo che a me di questi quattro acquisti l'unico che non piace è Hart. Cioè, secondo me Hart rimarrà ed è il portiere più sopravvalutato al mondo. Secondo me ha. Cioè, io ti faccio un esempio, secondo me se il West Ham si fosse preso Skrupski avrebbe fatto meglio. Perché Hart, secondo me, è un portiere anche Si è visto inferiore in allo stesso Italia. Skrupski. Cioè, Cioè, al si è visto Torino. al Torino. Al Torino
Io non credo che per diventare un gran portiere del Torino ti serva fare i paratoni, basta che fai le parate che servono e fai qualche bella parata. Invece Arthur è stato cacciato, Infatti il quindi. Torino è stata una delle peggiori difese, una delle, mi sembra, 8 peggiori difese in Serie A. Sì. Beh, Comunque per essere arrivata a nona, diciamo che non ha tanto senso. secondo me Art non so quanto possa fare il titolare, anche perché hanno già Adrian, che a me è un portiere che piace abbastanza. No, vabbè, farà il titolare, per lo Sì, stipendio che gli pagano farà sì, il però titolare. guarda che Intendo. lo stipendio lo paga il Manchester City, perché è stato preso in prestito, è stato preso. Sì, ma pure io penso che faccia il titolare comunque Arte. Beh, adesso non Perché comunque penso, è un ma nome non penso se internazionale, prendano, anche per il marketing e il business, devono per forza farlo giocare. capito? Ma Poi, questa secondo campagna me, acquisti del va bene. West Ham per me è molto buona. Anche lo scorso anno comunque ha fatto dei buoni acquisti, Masuaku e altri. Fegulì. Fegulì, però poi non so alla fine quanto è arrivato in campionato, però mi ricordo che un certo West Ham, periodo, mi pare ottava, una roba del genere, ora te lo io mi ricordo dico. all'inizio del campionato che comunque era partita davvero male, poi non so se si è ripresa. Beh, Allora, è arrivato undicesimo, che undicesimo. comunque, per farvi capire, è arrivato a 16 punti dall'Europa, quindi. Però appunto con questo mercato, se magari va a comprare magari un altro acquisto o altri due, potrebbe magari provare a Aspirare puntare all'Europa. all'Europa League. È vero che Comunque è preliminare, cioè l'Inghilterra l'anno scorso ci è arrivato l'Everton, e quindi l'Everton ha perso anche, non sarà è anche uno Lukaku, capito? squadrone Quindi, beh, l'Everton. diciamo che sono andati a riattoppare i ruoli dove non c'erano giocatori. Hanno preso Hernandez, che è sicuramente Beh, un'ottima un punta. colpaccio. Diciamo che secondo me il West Ham ha fatto due o tre colpacci. Cioè, allora Arnautovic comunque è stato pagato, è l'acquisto più pagato di sempre del West Ham. Quindi 28 milioni. speriamo che per loro che risponda a questo prezzo bene. Mentre secondo me i due veri colpacci sono Zabaleta Esatto, Zabaleta è e un gran Chicharito. cestino. Comunque Zabaleta gratis, secondo me è un colpaccio. Prenderà qualcosa di stipendio, però cioè veramente Zabaleta è uno che ha grande esperienza. Giocato tanti anni nel City. Invece io su Hernandez ti vado un po' contro perché l'abbiamo già visto giocare in Premier League. Non so Allo quanta United. continuità possa avere. Però è vero anche che lo United giocava quando c'era anche Van Persie, Sì, eh. ma diciamo che giocava abbastanza titolare in Sì, quello vabbè, certo, United. però comunque non è che è andato a strapagare. Poi per comunque gli attaccanti che aveva il West Ham, sì, ok, aveva Carroll, però non è Aveva Jebro. questo. Però. Poi direi di passare ad un'altra squadra, sempre di Premier League, che ha fatto secondo me finora uno dei colpi più altisonanti di tutto il mondo, ovvero Álvaro Morata, per una cifra che non si sa bene quanto sia, però intorno agli Sì, dicono 80-70 milioni. 65, 70. 70. Comunque, secondo me Morata, io non guardo il prezzo perché queste squadre comunque i soldi ce li Io hanno, non stanno a understand. guardare se è un Non è che flop, vanno a trattare i più di tanto, cioè quello no, deve battere 80 non è per farvi un 20.000. esempio la Roma che se prendesse un giocatore a 60 milioni punterebbe solo a rivenderlo a 120, cioè il Chelsea prende i giocatori per tenerseli, quindi secondo me Morata è un buon colpo. Beh, diciamo che il Chelsea ha fatto principalmente i suoi tre colpi per rimpiazzare i giocatori in uscita. Ha preso Rudiger per sostituire John Terry, Terry. ha preso Morata per sostituire Diego Diego Costa, che Costa. ormai vuole andare via, e sicuramente ha preso Bakayoko per sostituire Matic. Sì. Se io fossi nel Chelsea prenderei due buoni esterni, perché Moses non è un buon giocatore, però per me non è un giocatore da Chelsea. E devono trovare sicuramente un giocatore che possa dar respiro a Alonso. Beh, Sì. sì, Alonso comunque è diventato un titolare irremovibile. Veramente Conte è un altro gran colpo di Conte, questo qua. Perché quando Vabbè, ma l'hanno secondo me il preso. vero, diciamo, la vera cosa, la vera affare che ha fatto il Chelsea è quello di tenere Sì, Conte sulla panchina. infatti Conte ha rinnovato quando gli hanno assicurato determinati colpi. Secondo me Conte è il migliore al mondo. È riuscito a trasformare Azpilicueta, che era un giocatore mediocre, possiamo dire, in un centrale Sì, è veramente perché forte. Victor Moses, che fino a 2 anni fa andava in prestito in qualsiasi squadra, è diventato un Beh, l'ho titolare. detto, Victor Moses è un giocatore forte, però per me in questo momento non è da Vabbè, più che Chelsea. altro è comodo per loro, può fare il terzino, Sì, l'esterno. è un giocatore tutta fascia che ti fa due fasi, ti fa. Però secondo me è uno di quei giocatori che Antonio Conte usa tantissimo, perché ti faccio un esempio, no? Quando stava la Juve, De Ceglie, un giocatore scarsissimo, nonostante tutto trovava spazio, anche lo stesso Padoin, perché a lui piacciono questi giocatori che possono fare sia i terzini che gli esterni, che magari alle Per venienze dei me centrocampisti. Conte è riuscito a vincere la Premier League ed è uno degli allenatori più forti del mondo perché in ogni squadra dove va porta il suo metodo di gioco. Infatti in Inghilterra la difesa a 3 prima non si vedeva quasi mai. L'avevano provata qualche volta, l'Arsenal l'aveva provata,
L'aveva provato qualche volta il Però senza Tottenham, però senza mai. mai svilupparla. Secondo me invece, cioè, l'arma principale di punta è l'atteggiamento che fa mettere la squadra in campo, a differenza tipo dell'Arsenal, che Wagner in pratica non gli rimprovera i giocatori. Per esempio, ho visto una partita. Wenger. Vabbè, non mi viene, non so, proprio così. E ho visto una partita in cui Ozil addirittura si fermava, e con lui si fermano altri 3 giocatori, in pratica non gli dice nulla ai giocatori e la squadra si ferma. Invece quello che fa Conte Ma li fa secondo me correre tutta la nemmeno, partita. nemmeno più di tanto quello. Per me Conte è un giocatore che dà fiducia ai È giocatori. il carisma di Conte. Si è visto soprattutto all'Europeo con l'Italia, una squadra davvero Scarsa. cioè, non dico scandalosa, ma quasi. Eppure siamo riusciti a fare un grandissimo Cioè, ti torneo. spinge a dare più del 100%. Poi io direi di passare ad un'altra squadra di cui non abbiamo parlato del mercato, ma che secondo me lo vedo solo ora, ha fatto un mercato con tanti colpi, ovvero l'Everton, perché l'Everton ha preso questo Cuco Martina, difensore centrale dal Southampton gratis, Wayne Rooney di cui avevamo già parlato, Michael Keane per quasi 30 milioni, difensore del Burnley, Sandro, punta centrale del Malaga a 7 milioni, e Henry Ogne qualcosa, insomma, Ogni Eru dall'Anderlecht, sì, che all'esterno è, sinistro. sì, di Ok. 20 anni per 8 milioni, Pickford a 29 milioni, Portieri. portiere del Sunderland, 23 e anni. Klaassen, trequartista, insomma, di 27 anni. Quindi direi di commentarlo abbastanza velocemente, visto che stiamo terminando il Beh, tempo. faccio un commento breve. Hanno preso sia giocatori giovani che giocatori di esperienza. Sicuramente Rooney potrà dare una grande mano. Non so se andrà a prendere il posto di Lukaku. Non penso No, più che comunque. altro penso che lo useranno trequartista, magari insieme a Barkley. Per me l'acquisto sbagliato è stato Pickford, che è un portiere, sì, giovane, però è sopravvalutato. Ma secondo me l'Everton ha fatto un ottimo mercato per ora. Comunque ha speso tanto, però è ovviamente una squadra che ha venduto il miglior giocatore che aveva per 80 milioni, è normale che spenda tanto. Secondo me, se continua ad acquistare, può veramente puntare all'Europa diretta e potrebbe anche diventare una protagonista in Europa League, quindi insomma, Sì, perché vediamo. più che altro il problema dell'Everton è che ogni anno, ok, quest'anno che si è qualificata per l'Europa Sì, League, ma devi però fare preliminari. perché Devi aveva fare Lukaku. Sì, preliminari. ok, però Lukaku ha fatto tanti gol. Alla fine degli scorsi anni si andavano sempre a perdere, non riuscivano mai ad arrivare fino alle loro potenzialità, no? E alla fine ha fatto dei buoni acquisti. Per me quest'anno davvero può, soprattutto sarà normale in Europa, ma anche in campionato. Sì, Lorenzo, dici come ha tu e detto poi chiudiamo. David, hanno fatto molto bene a prendere sia giocatori giovani che giocatori di esperienza, e per me possono lottare per i primi posti quest'anno. Beh, diciamo che l'Everton da sempre è una squadra che fa crescere molto bene i giovani. Quindi questi nuovi acquisti come Sandro Ramirez diventeranno fondamentali per Sì, allora io quindi direi di chiudere. Diciamo che non abbiamo potuto parlare molto di calcio estero, visto che abbiamo. me. Ci siamo Par dilungati un po' Ci troppo siamo sulla dilungati Roma. su Roma Tottenham, ma faremo sempre così sulle partite della Roma e anche della Lazio, perché comunque noi parliamo principalmente di queste squadre. E io direi di chiudere qui questa puntata. Vi invito a seguirci, lasciate il follow qui sotto, mi raccomando, lasciate un like, commentate se volete, contattateci all'email di Passate sul sito contatto, web. passate sul sito web, passate sulla pagina Facebook e passate anche sulla pagina Facebook di uno dei nostri componenti, che si chiama Forza Roma, Forza Roma lì. E detto questo, da Alessandro De Luca, Dai Feula. Alla Lorenzo Rico Scaccia. Alviso, è tutto per questo episodio. Ci vediamo con il prossimo episodio, che sarà venerdì con l'angolo Ciao a fantacalcistico. tutti. Ciao a Ciao. tutti.